Eccoci qua. Benvenuti al Music Loft. Siamo abbastanza, sono contento. Oggi abbiamo un grande artista, il primo concerto di musica classica che facciamo, di musica barocca, e sono molto contento e anche emozionato perché, diciamo, è un artista che ho scoperto ascoltando casualmente un CD e che non, di cui non conoscevo la carriera. Questo è il quarto evento che facciamo qui. Abbiamo fatto la presentazione della biografia di Giovanni Tommaso, abbiamo avuto il quintetto di Cicci Santucci con Gianni Oddi come ospite, abbiamo avuto i Roots Magic Sextet e ci onora Eugenio Colombo della sua presenza anche qui. E oggi abbiamo questo grande artista che, quando ho sentito nei capricci di Dall'Abaco, mi ha fatto veramente capire che era un artista che si calava dentro la musica e dentro l'idea del compositore. Quindi ho sentito non soltanto una buona esecuzione, ma qualcosa di più. Ci sono passati 2 anni e mezzo, il Covid in mezzo, per averlo qui. Ci siamo entrati in contatto, lui è stato così cortese da prestarsi a questa esibizione. Vi ricordo, la mascherina non è obbligatoria, ma è consigliata. Chi la vuole mettere la mette, chi non la vuole mettere non la mette. A fine concerto ci sarà un rinfresco, per cui potrete conoscere l'artista, conversare con lui. Il banchetto lì, ci sono dei CD meravigliosi di cui ci sarà, diciamo, modo di ascoltare nel concerto di stasera diversi pezzi. Allora accogliamo con un applauso Francesco, anzi il maestro Francesco Galligioni. Con il preludio della prima suite di Bach, un po' in omaggio a chi si racconta abbia riportato in auge le suite,
che è Pablo Casals, diceva che lui ogni mattina quando si svegliava la prima cosa che faceva era, per santificare la casa, suonava un pezzo di Bach. Quindi insomma un omaggio a chi è uno dei più grandi violoncellisti della storia. E troppo gentile le parole di Marco, in realtà l'unica cosa che posso dire è che mi piace fare quello che faccio, e quindi in genere quando piace fare le cose che si fanno si cerca sempre di farle al meglio e con passione. Il mio compagno, siccome si voleva che questa serata fosse un po' anche di dialogo e di divulgazione anche di cose curiose, è giusto anche che vi presenti il mio compagno di viaggio. Questo è un violoncello, come vedete, per chi è più addentro alla musica, io lo sto suonando senza il puntale. Il puntale è un pezzo di ferro in genere che esce di qui, per cui viene appoggiato al terreno, e invece io lo tengo tra le gambe senza alcun appoggio. Questo perché il mio intento, e quello di molti altri musicisti prima di me, è di cercare di usare lo strumento come si usava quando il compositore ha composto le musiche. Cercare di usare lo strumento esattamente come era nel Settecento, in questo caso, o fine Seicento. Quindi, non il puntale, le corde adesso si usano di metallo, queste sono di minugia o di budello, cioè l'interiore degli animali, come le usavano esattamente all'epoca. E questo per cercare di ricreare esattamente nei limiti del possibile, l'idea che aveva il musicista della musica che componeva, perché logicamente un musicista compone con i mezzi che ha, con le sonorità che ha e con anche grazie ai musicisti che ha vicino. Quindi l'intento è un pochino quello. Anche l'arco, se vedete, per chi è addentro alla musica sa che l'arco che si usa adesso ha una forma in questa direzione. Questo invece è proprio un arco. Se vedete, ha la curva proprio come l'arco e le frecce. In effetti si chiama arco perché deriva proprio da mettendo una freccia qui si può tirare. Questo cosa comporta? Comporta che si deve suonare la musica con delle articolazioni, con un linguaggio diverso rispetto a quanto si usa con gli strumenti moderni. Quindi diverso, non migliore, non peggiore, semplicemente diverso. Ora, le prime composizioni che sono state fatte probabilmente per il violoncello sono della fine 600 e vi faccio adesso sentire di Giovanni Battista Vitali una toccata e una ciaccona per la lettera B da un libro che si chiama Partita sopra diverse sonate per il violone, quindi ancora non violoncello ma veniva chiamato violone. Adesso, se no parlo troppo, vi faccio sentire. Quindi sono due pezzi, una toccata e una ciaccona. Buon ascolto. Corde, essendo di budello, quindi antiche, non vanno molto d'accordo con l'aria condizionata e quindi si muoveranno un po', devo accordarmi, però siamo felici che ci sia un po' di aria condizionata. Thank you.
Dunque, questa raccolta di musica si chiama Partite sopra diverse sonate. Il primo pezzo che vi ho fatto sentire è una toccata. Che cos'è una toccata? Un musicista, mettiamo caso un organista, entrava in una chiesa, doveva suonare per una celebrazione, doveva suonare delle musiche sull'organo, non può suonare qualche cosa se non conosce lo strumento, non può suonare qualche cosa se non tocca lo strumento prima di suonare. Quindi toccata significa conoscere che cosa può fare quello strumento, quindi nel caso dell'organo sia capire quanta pressione deve fare sui tasti per suonarlo, però anche capire tutti i registri che può usare. Nel violoncello è un po' la stessa cosa, cioè capire il registro dello strumento, fin dove può arrivare in alto, poi fin dove può arrivare in basso. Quindi toccata sarebbe un pezzo improvvisativo che il musicista fa sullo strumento, poi è diventato anche un genere musicale. Infatti, se vi faccio risentire l'inizio di questa toccata, cosa succede? Il compositore cerca di capire tutte le note, tutta l'estensione che ha lo strumento. Quindi parte da una nota mediana, arriva qui, che è quasi la nota più alta che poi suonerà in tutto il pezzo, per tornare giù. Poi sentirete che lo stesso procedimento lo farà un altro compositore, sempre della stessa epoca, cioè fine 600, ma lo farà anche Bach sulla suite che vi suonerò. Ho cercato di fare tre pezzi che sono anche con la stessa tonalità. E Bach, per esempio, inizia così. Se sentite, è praticamente la stessa cosa di Vitali. Quindi il procedimento che c'è sulla musica successiva, logicamente, lo troviamo prima. E tutta questa musica che adesso vi suono, fino a un po' di tempo fa non la si conosceva. Si stava parlando delle incisioni più belle delle suite di Bach. Sul libretto ti ho chiesto di quando era quel libretto, perché nel libretto di quel CD Starker nel 1980 diceva, bellissimo, ma a proposito della musica antica, della ricerca che c'è, diceva le suite di Bach sono le prime composizioni per violoncello fatte nella storia. In realtà non è così. Io adesso vi sto facendo della musica che è 40 anni prima, 50 anni prima. E questo è venuto fuori grazie anche alla ricerca su strumenti originali, sulle partiture, cercare nelle biblioteche tutta la musica. Perché come anche nella vita, come anche nell'oggi, se conosciamo il passato riusciamo a capire il presente. Quindi se riusciamo a suonare bene o meglio la musica di Bach, se sappiamo che prima alcuni compositori hanno già scritto qualcosa per oggi. E se ci sono domande o non sono chiaro, ditemi. Partite sopra diverse sonate. Partite sono un po' come suite, sono composizioni su un basso ostinato. Quello che avevo fatto sentire è una ciaccona e il basso si ripete sempre, è questo. Sopra questo ci sono una serie di variazioni. La ciaccona è una famosissima danza dell'epoca. Ciaccona, si può essere la bergamasca, ci può essere la follia, quella che si conosce moltissimo. Sono sempre dei bassi ostinati che vengono ripetuti. Sono per il violone, per non per il violoncello. Quando il violoncello è diventato uno strumento solista, quando il violoncello è esistito, perché noi sappiamo che il nome è in qualche modo certifica l'esistenza di qualche cosa. Fino alla fine del 600 il violoncello esisteva come strumento dentro l'orchestra, però esisteva sotto il nome di violone. Perché? Perché non c'era una dimensione standard del violoncello, era violone, veniva chiamato tutti gli strumenti bassi che potevano suonare.
Cos'è che ha fatto fare un salto di qualità nello strumento che l'ha fatto diventare violone ceo? In Veneto si dice violone ceo. Ceo vuol dire piccolo. Quindi violone sarebbe il contrabbasso, noi lo intendiamo. Contrabbasso piccolo, violoncello. Violoncello. Il fatto che hanno capito come costruire meglio le corde, che le poteva rendere le corde più resistenti e più... che la sezione pesasse di più, più densa, e quindi potesse suonare più forte anche nelle note gravi. Questo ha fatto diventare il violoncello uno strumento solista. Vi faccio sentire un altro pezzo, questo di Domenico Gabrielli, una toccata, un ricercare che però ha la forma di una toccata. Sentirete che anche qui usa le note iniziali per far conoscere lo strumento. Quindi il ricercare quinto di Domenico Gabrielli, compositore della fine del 600 a Bologna. Antichi piace fare è cercare di leggere dai manoscritti originali dell'epoca, perché si capiscono tante cose. Quando uno scrive, comunica anche scrivendo, è bellissimo. Si inizia, poi a volte scrivevano così bene che è veramente fantastico. Se avete sentito, all'inizio c'erano tutti i salti, dopodiché ha iniziato una parte veloce con tutti i gradi congiunti, note molto vicine. È una scrittura quasi di ricerca, cioè cercare di capire fin dove poteva arrivare lo strumento, fin dove si poteva raggiungere, perché la tecnica, il violino era già avanti come tecnica e come virtuosismo, il violoncello doveva trovare un suo linguaggio, e queste sono musiche che fanno partire il violoncello come strumento solista. Queste sono tra le prime composizioni scritte solo per il violoncello. Una cosa che si nota guardando questa musica è che non ci sono segni di dinamica. La dinamica sarebbe il piano o il forte, ma ci sono anche crescendi, diminuendi, non c'è scritto nulla. Non ci sono scritti rallentandi, non c'è un'indicazione di tempo. C'è scritto ricercare, però sono 12 ricercari in cui c'è scritto solo ricercare, e logicamente non si possono suonare alla stessa velocità. Ogni musica deve avere dentro di sé un suo tactus, un suo andamento. Compito del musicista trovare tutte queste informazioni. Perché non le scrivevano all'epoca? Perché suonavano tutto forte? Penso proprio di no. Perché suonavano tutti alla stessa velocità? No. E
il bello di fare musica antica, il bello di far musica, in particolare della musica antica, è che non si hanno informazioni. Allora bisogna recuperare queste informazioni da tutto quello che ci viene dal passato. Quindi, per quanto per esempio riguarda la costruzione degli strumenti, anche dai dipinti, che sono le foto di adesso. I dipinti ci insegnano come erano costruiti gli strumenti a volte. O se no, da tutti i trattati che ci spiegano come si doveva suonare questa musica. Una delle caratteristiche principali di questa musica è che in tutto questo periodo si usavano tantissimo le danze. Dobbiamo sempre partire dal presupposto che all'epoca il compositore scriveva musica soprattutto per chi doveva suonarla, non per chi doveva ascoltarla. La musica era soprattutto fatta più che ascoltata. In casa tutti avevano degli strumenti, tanti avevano degli strumenti e tanti suonavano. La sera si passava davanti al caminetto suonando, non si poteva ascoltare niente. Se volevi sentire qualcosa dovevi farla o dovevi chiamare i musicisti, ma logicamente non si poteva chiamare i musicisti non in casa, quindi si suonava molto di più rispetto adesso, come si cantava di più, quello che dovremmo fare. Quindi quella è una cosa. L'altra cosa è che ci insegnano che, è una cosa che ho fatto anche su Bach, è che bisogna avere la capacità di prendere la musica e considerarla come un canovaccio, cioè da qui si parte per costruirci qualche cosa sopra. E, forse sto parlando troppo, quindi adesso mi metto a suonare, ma vi leggo solo una cosa dei primi del Seicento e poi prometto che suono. È una raccolta. Qui è scritto ancora più complicato, se c'è qualcuno che legge musica, qui è veramente, è una scrittura ancora più antica, sono le prime stampe, a caratteri mobili, quindi un po' complesso. Ma spiega come si fanno le cadenze finali della musica. Allora, per ogni cadenza, cioè per ogni clausoletta, le ultime tre note di una composizione, ci dice come dobbiamo suonarle. Allora, vi faccio vedere solo i due esempi. Allora, la cadenza base è questa. Si può suonare. E l'autore ci dice: eccovi dunque nella prima parte una raccolta delle ricercate sopra gli strumenti. Ricercate sarebbero come bisogna suonare questa cadenza finale, cioè queste quattro note, come si devono suonare. In uno dei, per esempio, per la prima cadenza ci dà 26 esempi di come si deve suonare. Cioè 26 esempi di come bisogna variare quella cadenza perché abbia senso. Cioè questa musica non la si può suonare così come è scritta solo. Bisogna metterci del nostro, perché ce lo dicono loro. Perché se non lo facciamo, dice così, la quale si può dire ragionevolmente che sia il condimento del suono e l'ornamento della musica, come che senza questa varietà di passaggi siano rincrescevoli le repliche frequenti, anche di questo come da ogni altra cosa all'orecchio. Cioè, non si può suonare così com'è e soprattutto non si può ripetere due volte la stessa cosa. Questo ce lo dicono loro. Quindi un compositore che componeva all'epoca era sicuro che un bravo musicista non poteva suonare esattamente come era scritto, ma doveva metterci qualche cosa che poi ci insegnano a fare. Poi è bellissimo la fine e poi vi faccio sentire una suite di Bach. Questo è quanto ho voluto avvertire per compimento a questa mia fatica, la quale se non riuscirà conforme alla loro aspettazione e desiderio mio, siano sono almeno che assai da chi dà quello che può. Cioè, cerchiamo di fare per quanto è possibile, ma cerchiamo di fare. E finisce bellissimo, state allegri. In ogni caso cerchiamo di fare al meglio,
la cosa importante è cercare di farla in serenità, insomma, anche se si sbaglia non succede niente. Allora, vi faccio sentire la terza suite di Bach. Questo è un pezzo un po' lungo, così veramente suono e non parlo. Allora, suite è un insieme di danze, è un insieme di danze codificate. All'epoca di Bach la suite variava in poche danze, era proprio uno schema fisso. Allora, inizia con un preludio che è molto simile alla toccata che vi ho detto, dopodiché c'è un'allemanda che è una danza probabilmente di origine germanica, è sempre in quattro e sempre con il vare. Poi c'è una quant in tre, sempre con le vare. Poi c'è una sarabanda che, nonostante il nome, all'inizio era una danza veloce, in tutto il periodo barocco è diventata una danza lenta, in tre. Poi c'è la parte delle danze vere e proprie, che sono in questo caso due bourrée, e poi una giga finale, quindi 20 minuti di musica e niente. Ogni ripetizione, seguendo un po' quello che vi ho detto prima, ho cercato di fare un lavoro di variazioni e di cercare di non fare due volte la stessa cosa per dargli un po' di condimento a questa musica. In realtà è musica che non avrebbe bisogno di condimento, ma secondo me, per il rispetto che abbiamo anche di Bach, bisogna cercare di immergere questa musica nel suo tempo. Se nel suo tempo ci dicono che era così che bisognava suonare, bisogna provarci, poi può piacere o non piacere, insomma, l'importante è fare le cose stando allegri. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ma il lavoro delle diminuzioni è stato fatto in maniera molto in diverse maniere. Prima di tutto cercando tutte le composizioni in cui Bach ha fatto delle variazioni di se stesso. E, per esempio, ci sono delle sarabande per cembalo, in cui ci sono diverse versioni in cui si vede lo sviluppo pensato da Bach. Un'altra cosa interessante è Bach ha trascritto molte cose di autori italiani, Albinoni, Vivaldi, le ha trascritte da orchestra o da solista e orchestra sul cembalo, sull'organo. Facendo questo lavoro di trascrizione non ha trascritto tale quale la musica di Vivaldi o di Albinoni, basta pensare al celebre adagio di Albinoni, quello che noi di solito sentiamo, il bellissimo adagio di Albinoni per oboe, in realtà è Bach. Albinoni ha quattro note e Bach ha fatto tutte le fioriture che bisognava fare e adesso tutti suonano quell'adagio lì con le fioriture di Bach e non, che non è Albinoni. Quindi Bach, quando trascrive della musica, sente la necessità di farla propria e quindi di in qualche maniera cambiare anche il linguaggio. E toccare Bach è sempre difficile, però secondo me è un lavoro che bisogna fare arrivati a un certo punto di conoscenza, che non è mai abbastanza, ma insomma, a un certo punto bisogna anche provare a farlo. E una delle cose che si dice è che non si può toccare Bach perché già mette tutte le note che sono necessarie e anche quelle oltre, perché non vorrebbe che nessuno toccasse la sua musica. Questo è alcuni biografi successivi hanno scritto questa cosa. Allora, in quel caso lì, quando ho visto che c'erano molte note, il lavoro è stato fatto quello di semplificare, cioè dire Bach benissimo, ci ha lasciato una sorta di double, una sorta di parte già variata, cerchiamo di trovare la melodia originale da cui è partito per variarla. Quindi c'è stato un lavoro di riduzione oppure di aumentazione di note o di valore. Quindi insomma è stato divertente, faticoso, ma divertente. Se vi faccio vedere la quantità di carta che ho usato per correzioni e prove, non prove, mi fucina. Rita Thunberg mi fucina, però insomma non lo farò mai più. Mi ero dimenticato una cosa che curiosa che ci eravamo detti a proposito di questo violoncello. Era un po' un brutto anatroccolo quando l'ho comprato, perché se vedete è un po' piccolino e non si considerava molto. Una cosa che adesso fanno sugli strumenti è bellissimo, ve la dico perché è una curiosità. E ci sono diversi sistemi per cercare di datare gli strumenti e cercare di capire dove sono stati costruiti. A me avevano detto che questo strumento era austriaco. Io quando l'ho sentito ho detto secondo me è uno strumento italiano, perché il suono che ha mi piace proprio tanto. Spero anche a voi. Una delle cose che si fa per risalire alla data di quando sono costruiti questi strumenti è la dendrocronologia. Cioè si studia la distanza dei livelli degli anelli di crescita del legno e c'è un database di questa cosa e quindi si sa esattamente, più o meno, non è ancora una scienza esattissima, ma si sa esattamente il periodo di quando è stato tagliato il legno. Cioè il periodo, a seconda della sequenza di crescita del legno, delle diverse, se vedete c'è diverse righe, che sono come quando si taglia il legno, si vedono gli anelli di crescita. Ecco, si studiano quello lì e a seconda dei rapporti tra le distanze si riesce a risalire se è del 1760 o se è del 1800, 1900. Logicamente se il legno è del 1900 non può essere stato costruito nel 600, però può essere stato costruito dopo. Un'altra cosa che fanno è il filetto che c'è intorno alla tavola armonica per proteggerlo da eventuali rotture, è fatta in genere di pero e tinto di nero. Si riesce a capire dalla sostanza con cui hanno tinto il nero del filetto, si riesce a capire in che zona è stato costruito.
Insomma, facendo un'analisi del filetto, hanno capito che questo è uno strumento del 600 della zona cremonese, quindi insomma, da brutto naturale quello che era, insomma, l'abbiamo tirato. A parte che anche se era di un'altra parte, io ci sono affezionato. Allora, andrei verso la conclusione della serata. Vi faccio sentire un pezzo di Dall'Abaco. Un pezzo di Dall'Abaco. Allora, in Italia abbiamo poche composizioni per violoncello solo del 700, però abbiamo queste 12 capricci di Dall'Abaco, 11 a 9. Dall'Abaco è nato in Germania, però dopo è tornato a Verona, da dove era andata la sua famiglia emigrata. E la cosa bella è che ci ha lasciato questi capricci e anche molte sonate, e ha vissuto 95 anni, quindi significa che probabilmente il violoncello ci mantiene giovani, speriamo. Non mi aiuto. Anche. Primo capriccio. Thank you.
facevo riferimento sempre a una bellissima l'incisione che era stata fatta prima di questi pezzi, e questi 12 capricci riempivano tutto il CD di quest'altro esecutore, veramente bellissimo. E due giorni prima della registrazione mi sono messo a misurare i tempi della mia esecuzione e durava poco più della metà, e quindi c'è stato un attimo di panico perché non potevo riempire un disco solo con questa musica. Io ero fino a quel momento convinto di... per fortuna, anche se non c'è molta musica per violoncello di quel periodo, però c'è per molti altri strumenti. Avevo a casa una raccolta di musica per flauto, che però era curiosissima, perché all'inizio diceva: se volete suonarla, se volete suonare alcune di queste suite per flauto solo col fagotto, il fagotto è uno strumento a fiato molto simile al violoncello come estensione, basta che cambiate la chiave iniziale e gli accidenti che io vi scrivo, e quindi potete suonarla sul fagotto. Questa musica era stata pubblicata a Parigi nel 1740, esattamente nello stesso periodo in cui dall'Abaco transitava per Parigi, era stato per un breve periodo a Parigi. Quindi ho approfittato del fatto di trovare questa musica, che è veramente bellissima, la trovo veramente affascinante, che lo stesso autore dice si può suonare sul fagotto, quindi un'estensione molto simile, addirittura dice suonatela perché si imparano molte cose per l'articolazione anche sul fagotto. E quindi ho attinto a questa musica, e è stata una bellissima occasione per inserire nel disco alcune musiche di Brown. E adesso vi farò sentire un largo e double. Double che cos'è? È una variazione diminuita del largo, cioè tutto con valori molto piccoli, una serie continua di praticamente di semicrome. È un procedimento che all'epoca si usava tantissimo, anche Bach nelle sonate partite usa questo procedimento. Quindi c'è largo, un double e poi si ritorna al largo iniziale. Thank you.
Procederei con un bis anche non richiesto, ma è possibile chiederlo, sì. Bis. Grazie. Allora a questo punto lo faccio. Vitali. Vitali? Oppure a richiesta. Però dopo faccio un'altra cosa. Okay. Vai, due bis. Okay. Grazie. Richiesto. Allora, approfitto del fatto che ci sia qui in sala Ivano Zanelli, grande liutista, a cui debbo il fatto probabilmente di essere qui, nel senso aveva già esperienza quando ci ha raccolto bambini e ci ha insegnato come fare questa musica. È vero? Davanti i caminetti al dolo. Allora vi faccio sentire la sarabanda della quinta suite. Le variazioni sono gran parte opera del
del suddetto maestro. E devo scordare lo strumento, perché all'epoca usavano accordature diverse. Sordo. usavano accordature diverse per ogni, a volte, per alcuni pezzi. Bach, quando scrive le sei suite per violoncello, fa un percorso che non c'è scritto da nessuna parte, ma probabilmente forse sono le tappe della vita, forse si possono fare tante congetture. È sicuramente una progressione. Si parte dalla prima suite, si possono fare tutte le congetture possibili. La cosa certa è che la quinta suite prevede una nota più bassa all'acuto, allora la quadratura non sarà più Do, Sol, Re, La, ma Do, Sol, Re, Sol. Tonalità di Do minore, e quindi sembra quasi che sia, se lo paragoniamo al tempo della vita, sembra quasi la morte. Quindi corda più bassa, tutto colore più scuro. Però dopo c'è la sesta suite. La stessa suite non vuole, Bach non lo scrive per un violoncello come questo, ma per un violoncello che ha una corda acuta più alta. Quindi un violoncello, ma con una luminosità incredibile. È come se ti ci dicesse che di non disperare, che dopo la morte c'è qualcosa di molto più luminoso. È un percorso dantesco, diciamo. Sì, è la vita, la vita di tutti, quindi sì, forse chi lo sa. Ma noi sempre allegri, sempre sereni.